Sono ore decisive per il taglio vitalizi che, secondo quanto dichiarato da Luigi Di Maio a Maria Ratella su Sky TG24, dovrebbero essere aboliti senza troppi problemi alla Camera già da giovedì 12 luglio, sperando che lo stesso avvenga al Senato nel giro di pochi giorni. 1.200 circa gli ex parlamentari coinvolti in questa gigantesca manovra che dovrebbe far risparmiare quasi 200 milioni di euro l'anno per assegni ricevuti fino ad ora anche soltanto per 5 anni di legislatura. Anche i VIP rischiano di vedersi pesantemente decurtato l'autocompenso mensile elargito dallo Stato. Gino Paoli, che è stato deputato dal 1987 al 1992, percepisce dal 94 un vitalizio pari a oltre 3.000 euro lordi, che saranno ridotti a 1.088. Rientra nelle vittime, diciamo così, anche Cicciolina, eletta anni fa tra le file dei radicali e che attualmente percepisce 2.230 euro netti al mese. Gianni Rivera, il Golden Boy del calcio, in politica dall'87 al 2013, prende un vitalizio di 5.200 euro al mese e Eugenio Scalfari, che attualmente percepisce 2.270 euro al mese, fa parte anche lui della folta schiera di ex parlamentari costretti a ridimensionarsi. La lista però è ancora infinitamente lunga e comprende, per esempio, tra gli altri anche Gianfranco Fini, Romano Prodi, Walter Beltroni, Clemente Mastella e Massimo D'Alema.